la Oberhausen Germania. La disciplina è la Hawaii Boxing, la categoria è quella di 73 kg. E abbiamo sul ring, all'angolo blu, 15 incontri disputati, 12 vittorie e 3 sconfitte per lui, per il team Huachai Muay Thai, da Sydney Cagliari, Federico Puntu. Federico Pudu from the team Wai Chai Muay Thai. He has 15 fights to his record. 12 wins, 3 losses. So we have a good fighter that's closing up the whole top level fighters night here in Fiumicino. Quindici. Match per Pudu, 12 vittorie e 3 sconfitte. Quindi abbiamo un bel atleta che chiuderà l'ultimo match della serata in questo grande top level fighters. Ecco qui Federico Pudu. Contro di lui, all'angolo rosso, 13 incontri disputati, 8 vittorie per lui, 2 delle quali per KO, 5 sono le sconfitte. Campione d'Italia, disciplina Muay Thai, anno 2017, per il team Benincasa, da Pomigliano d'Arco, Marco De Marco! E l'avversario di Federico Pudu sarà questo ragazzo qui, Marco De Falco, della Pro Fighting Pomigliano. Con 8 vittorie e 5 sconfitte al suo attivo. Parliamo della categoria 73 kg, 3 riprese da 3 minuti l'uno. Arbitra il signor Wilke dalla Germania. Ultimo match della serata per noi, che chiuderà questo bellissimo grande evento promosso da due maestri, Enrico Rocchi e Andrea Manfra, ma soprattutto ringraziando tutti gli sponsor, ringraziando il comune di Fiumicino per l'impegno che hanno dato verso questi due ragazzi che organizzano sempre, mettono la loro passione prima di tutto, prima di se stessi, e cercano sempre di fare delle cose belle e superare il limite. The Rinker Girl ci dice siamo alla prima ripresa, quindi complimenti ad Enrico Rocchi e Andrea Manfra per questo bellissimo evento Top Level Fighters Fiumicino, Italy. Nobody's doing the run wide. Strange. This is the only one, only fight that did not do the run wide tonight. Nessuno dei due fa la danza del run wide. L'unico match della serata che non ha fatto assolutamente nessuna danza della run wide. Attendiamo il gong. Eccolo, prima ripresa, subito Pudu con i guantoni blu, pantaloncini fucsia,
si presenta con un low kick. De Falco in guantoni rossi, pantaloncini nero oro. Anche lui incomincia subito a calciare con pesantezza. Cerca di chiudere la distanza con le braccia, passando in avanti. Riesce a colpire bene con le braccia il suo avversario Puddu. Jab sinistro da parte di Puddu, cerca di lavorare al corpo. Bellissima questa combinazione di braccia e gambe da parte di Falco, di De Falco. Buono, ottimo calcio a uncino di Puddu. Ottima elasticità di questo atleta. Ancora il gancio sinistro, cerca il gancio sinistro anche De Marco. Molto attento tutte e due, aspettando che si aprano i varchi. Incrociano bene i colpi, cerca la spazzata, non ci riesce De Marco. L'invito dell'arbitro a combattere. Troppa pausa non va bene, bisogna che ovviamente si imparino a combattere con più frequenza sul ring gli atleti, perché a livello internazionale non puoi assolutamente fare queste cose. Ancora Puddu che cerca il destro, la ginocchiata, risponde De Marco. De Falco subito con le braccia. Ancora qui largo i colpi, cerca di infilare anche una bella diretto destro De Falco. Aveva chiuso il suo avversario all'angolo neutro. 30 secondi alla fine della prima ripresa. L'altro attacco di De Falco, risponde con jab sinistro Puddu. Bellissimo middle kick, potentissimo da parte di Puddu. Gli accorcia la distanza De Falco, l'intervento dell'arbitro Wilke. Buono questo jab sinistro di prima intenzione, stiff jab da parte di Federico Puddu, che ha accusato per un attimo De Falco, l'ha accusato questo stiff jab. La potenza pura da parte di tutti e due gli atleti si vede e si sente nel momento che calciano con le gambe, si sentono le bordate che arrivano. E siamo alla seconda ripresa, match alla distanza di 3 riprese, e qui si chiuderà la serata della Pro, della Top Level Fighters a Fiumicino. Marco De Falco contro Federico Puddu. Si parte, Puddu con i guantoni blu, De Falco con i guantoni rossi. Primo match abbastanza pari per me, quello che posso dire io. Quindi nel mio taccuino porto un X. Adesso vediamo nella seconda ripresa cosa diranno questi due atleti. Buono il destro di De Falco, si chiude e in proiezione, giusta proiezione, bellissima proiezione da parte di Puddu. Jab sinistro, cerca la ginocchiata Puddu, low kick interno coscia, bella il montante al corpo di Puddu, lavora molto bene con le braccia. Oh, bellissimo calcio girato all'indietro di Puddu. Low kick De Falco,
chiude il suo avversario all'angolo neutro, ne esce fuori ovviamente Puddu, deve uscire da quella situazione o in attesa. Oh, eccolo baby, eccolo, eccolo, safe jab di nuovo, quello prima nella chiusura della prima ripresa, come vi avevo detto amici a casa, l'aveva accusato, lo ha ristampato di nuovo Puddu e questa volta lo ha mandato sul canvas per il conteggio fino a 8. Ginocchiata bellissima, un'altra ginocchiata al petto da parte di Puddu, gancio sinistro, va avanti a testa bassa, bellissima questa proiezione di nuovo, grande tecnica da parte di Federico Puddu, viene richiamato perché ha sollevato il suo avversario e non si può fare per regolamento. Ancora il lavoro di braccia di Puddu, lavora molto bene, molta potenza dietro ai colpi di Puddu, che ha scosso la prima volta nella prima ripresa De Falco, nella seconda lo ha mandato giù per il conteggio, un knockdown. Deve stare attento, va avanti troppo con la faccia aperta, la testa alta, che può essere pericoloso in questo momento perché può incrociare bene, se lo sta studiando ancora, gli ha cambiato anche guardia. Ancora lì il destro, destro ancora da parte di Puddu. 10 secondi alla fine della seconda ripresa. Scuota la testa, no, Puddu cerca di proiettare a terra, non ci riesce. Fine della seconda ripresa, ovviamente, che dire, questa ripresa nettamente favorevole a Federico Puddu. Vi ricordo amici a casa, questo è l'ultimo match della serata, è stata una serata molto particolare, molto bella, con grande agonismo. Io mi sono divertito, spero che anche voi siete stati divertiti e compiaciuti dello spettacolo che Enrico Rocchi e Andrea Manfra hanno portato nelle vostre case, sempre con noi su FL Sport. Attendiamo la terza ripresa, ultima ripresa, last round, seconds out. Si parte. Marco De Falco in guantoni rossi contro Federico Puddu. Guantoni blu. Cambia all'improvviso la guardia Puddu e riesce a mettere in difficoltà il suo avversario, che chiaramente viene avanti con la testa pericolosamente. E lì purtroppo, ahimè, va a incrociare con i colpi del potente Puddu, che ti può far male. Si riparte. L'invito dell'arbitro Wilke a combattere, giustamente, non ci devono essere pause nella Muay Thai. Cerca un varco ma non trova nulla De Falco, perché ovviamente ha paura di quel diretto sinistro che arriva, si stampa sul volto suo e lo può chiaramente danneggiare. Anche perché ha un approccio poco difensivo De Falco quando viene avanti, va un po' troppo a testa alta e lì si possono incrociare i colpi e può succedere quello che sappiamo tutti. Cambia guardia ancora, va a vuoto
pericolosamente Pudu con quel sinistro. ...55 secondi alla fine della terza ed ultima ripresa. Non è molto preciso con quei colpi, con il diretto destro Pudu, che potrebbe fare del danno. Basta che lo indirizza in maniera un po' più dritta. Grandissima questa schivata da parte di Pudu. Ha lasciato l'uomo suo sulle corde. Ancora l'attacco qui di De Falco, l'intervento dell'arbitro. Cercato un doppio calcio Pudu. Bella pensata ovviamente. Sta cercando qualcosa da fare De Falco, non ci riesce. E finisce qui l'ultima ripresa. E ovviamente sempre a mio parere.